All'Olimpico di Torino niente reti. La partita tra Toro e Fiorentina, giocata a mezzogiorno di oggi, finisce 0-0, senza nemmeno un tiro in porta, dopo un match giocato all'insegna della prudenza da entrambe le formazioni. In campo estremo equilibrio. I viola avanzano, ma i granata attaccano in contropiede, aggressivi come sempre. Tante le azioni favorevoli, soprattutto per la squadra di casa, che già dal primo minuto, con Cerci, rischia il vantaggio con una palla che invece finisce tra le braccia di Neto. Ottima anche la performance di Padelli, che tra un allungamento di mani e l'altro blocca due formidabili tiri di Valero. Una partita che è tutto un mix di calci di punizione, corner e azioni mancate. A un attacco dei viola segue immancabile un feroce contropiede dei granata. La partita è in equilibrio totale e le reti non si muovono. Finisce così la serie di vittorie casalinghe per il Torino, che guadagnando un punto raggiunge quota 26 in classifica. Arrestata anche la corsa della Fiorentina, ferma dopo il risultato di oggi a 36 punti. Una Fiorentina che per quanto crei gioco non basta per fare risultato. Valero è buono solo per tiri a distanza e la mancanza di attaccanti si fa sentire.